Hello guys, bentornati in questo nuovo video. Finalmente vi porto l'unboxing di Lede. Tra l'altro, assieme al box è arrivato pure uno sconto, il 5% di Fantasia sui prodotti Lego, perché hanno aperto il Lego Store. Quindi se volete dateci un'occhiata, tanto Fantasia vende di tutto: giochi, carte collezionabili, l'Orcana, One Piece, Yu-Gi-Oh, tutto, tutto. E anche i Lego adesso. Ma andiamo subito ad aprire questo box. Un box che... Le carte migliori di questo box praticamente sono lo Rarity. Cioè, sono tutte o ultra, o super, o common. Addirittura, Tenpai di sicuro è l'archetipo più interessante, più particolare di questo box. E l'hanno fatto praticamente tutto lo ride. Quindi, una buona notizia per i budget player che si vogliono approcciare. Il Pydra, per carità, comunque costicchia per essere una super. Sta sui 10 euro a copia, però ci sta. È praticamente l'unica foil costosa del deck. Iniziamo subito, andiamo a vedere quello che riusciamo a sbustare. Quindi iniziamo con Duello in Raggio Antico. Braci, va bene, il soldato... Ah, Ragnaraika, tra l'altro, pure... Oddio, ce l'ha le Secret, però è molto economico per adesso. E abbiamo una trappola, Forza di Flessa Miraggio. Quindi, tra l'altro, ci sono anche supporti Illusion. La tizia, la... come si chiama? La Nightmare Apprentice, mi sembra si chiami. C'ha molto, molto potenziale. È un box che cambia poco il formato attuale. Lo influenza davvero davvero poco, perché Snake Eye sta a un power level ovviamente molto molto più alto, però in futuro potrebbe cambiare questa situazione. È un sincro ed è Minerva, che non è male, è una delle ultre alla fine quasi migliore del set, sicuro sta nel mezzo, diciamo, però ci sta. Quindi a livello di value, tra l'altro anche questa poteva essere una buona staple, hanno fatto anche l'altra rapida che poteva essere una staple come super, Metal Nonis, una roba del genere. Anche quella è una roba con tanto potenziale. Hanno fatto tutto lo Rarity. Quindi magari a livello di value è un po' bassina, perché hanno fatto tutti gli slot bassi in realtà. Però a livello di qualità di carte in realtà non è male come set. Il sincro set Tenpai appunto common. E come foil abbiamo Eki Battaglia Sorvegliante. Va bene, le carte tanto più o meno ormai le conosciamo. Un giorno, ragazzi, anch'io avrò la partner Konami, si spera, in modo da poter portare i box in anteprima. E questo qua, lo sneak, mi ha fatto veramente sputare sangue, tra l'altro. Dietro abbiamo come foil un Xyz, ed è il motociclista Goblin Greer Trioroka. Tra l'altro spero di sbustare l'Xyz rango 10, che è Secret, che è una monopair. Può diventare molto rilevante in futuro, quindi non mi spiacerebbe tirarlo fuori, assieme anche a Nightmare Apprentice, probabilmente. Kamen Sengen, altra rapida, sempre di Tenpai, common. Un'altra carta che poteva essere tranquillamente una Secret. E poi abbiamo la prima Secret, che è Mago Silente Zero. Purtroppo un archetipo molto molto meme e prende un sacco di slot ai Rarity. Costerà comunque poco per gli amanti, per i nostalgici di questo gioco e vogliono giocare Silent, l'archetipo Silent, no? Tutte queste carte di Yugi. Però per chi vuole giocare competitivo è una carta un pochino meme. Tra l'altro speriamo tra i super di trovare un Pydra almeno. Forse un'altra Forza di Flessa Miraggio, che non sarebbe male, perché così magari consideriamo anche l'idea di farci Tenpai. Alla fine costa poco, se ristampano il tridente e lo ristampano, dai che lo ristampano, potrebbe essere una roba carina da portare. Anche i supporti Valmonica non sono per niente male, però il deck è un deck pendolo comunque, quindi non mi convince. Magia, silenzio turno. Questa non la conosco. Non abbiamo ancora sbustato i supporti di come si chiama? Di Voiceless Voice. Vabbè, è solo una super praticamente, perché la Ultra non penso si giocherà. Però anche solo per farla vedere non sarebbe male. E poi abbiamo un'altra magia che è multi-universo. Questa è la terreno che rimpiazza il terreno, se non sbaglio. Yes, che abbandona il cimitero e sorge questa carta e sostituisci. Va bene, va bene, va bene. Però ancora non abbiamo sbustato. Beh, Minerva in realtà non è male come hit. Tra l'altro ho sbustato pure lo sneak. Quindi, però l'ho data via. Quindi ho di nuovo la mia Minerva. Il secondo, Kamen Sangue, ne sbustiamo. Anche questa poteva essere tranquillamente una Secret. Abbiamo trovato una marea di questi per adesso. E come foil abbiamo la seconda Secret. Sarcofago brillante, non male ragazzi, ottimo archetipo. Mamma mia, tutti questi slot ai Rarity per gli Shining Sarcophagus si fanno sentire, ragazzi. Quindi le nostre due Secret sono andate, però l'esperienza ci dice
Oh, tra l'altro è uscito Codificatore dell'Anima, che mi ero dimenticato di nominare nel video delle carte migliori di... le carte di Lede. Però questa è molto molto interessante. Altro supporto carino, infatti ce lo teniamo a parte. L'esperienza ci dice comunque che in genere quando sbusto due secret e una ultra da un lato, nell'altro lato tende a esserci la quarter. Quindi, cioè, più che altro due secret da un lato e l'altro lato tende ad esserci la quarter. Non so se è sempre così, però ultimamente è stato sempre così. Sincro, il sincro Tempai Trascendent Dragon, quindi l'unica altra foil dell'archetipo, monopair ovviamente, quindi tutta la value sta nel Pydra. Praticamente, vediamo se riusciamo a tirar fuori la quarter. Dai che io ci credo, però cosa voglio i quarter? L'Xyz rango 10 sarebbe il top come quarter century. Mi piacerebbe davvero davvero tanto, perché queste staple d'extra non mi spiace per niente realizzarlo. E abbiamo una ultra che è Veidos, il drago dell'oscurità infinita, il nuovo supporto, anche questa esclusiva per adesso, TCG. Uscito anche questa roba prima noi, da loro ancora devono uscire. Gli Ashened, una roba carina, però vi ripeto, un po' troppo specifici questi Ashened. Non lo so, livello 9 inferiore per farla. Non puoi farla con i Link, con gli Xyz, Centurion pure, c'è livelli troppo alti. E abbiamo un'altra ultra che è i legami che vincolano. Quindi per adesso siamo a 3 ultra e 2 secret già sbustate. Speriamo di trovare la quarter, speriamo. Veramente, ancora 0 Pydra tra l'altro. Comunque vi ricordo che non esistono le short print in questi set, quindi non è che Pydra sta a quelle cifre perché è short printato o altro. Semplicemente sta alto perché c'è tanta tanta richiesta per Pydra. È chi battaglia sorvegliante, quindi c'è la stessa possibilità di trovare qualsiasi super. C'è sempre lo stesso radio, però ci sono, c'è una pool di 26 super, in ogni box ce ne sono 18, quindi a volte non trovi una copia di una carta, a volte trovi due di un'altra. Tipo, c'è un amico mio che ha sbustato in un box due Pyra. Se fosse short printata come carta, non dovresti sbustarne mai più di uno, praticamente. E come foil abbiamo l'orgoglio d'oro. Orgoglio d'oro. Orgoglio d'oro eliminatore. Yeah. Non stiamo andando benissimo con questo box, vi dico la verità. Di solito Fantasia mi riserva... mi mette da parte proprio, gli chiedo il box con la quarter. Di solito... No, però ultimamente ho veramente sculato davvero davvero tanto, quindi forse ci sta un piccolo flop. L'ultima volta ho trovato la quarter e poi pure un bonfire, se non sbaglio. E Metaltronius, ok, non si chiamava Metaltonis, ma Metaltronius, questa molto molto forte, l'hanno fatta super. Questa poteva essere anche un'altra secret. Vedremo se troverà spazio in questo format, però in un meta in cui c'è, esista Pollusa e Zelantis, secondo me questa è davvero davvero carina, va considerata come carta. Io almeno un playsetto prenderei, anche perché costa centesimi, quindi non vorrei mai che fosse la carta e poi arriva a costare 2-3 euro e tu devi spendere una decina d'euro per un playset, quando adesso un playset ti costa un euro. Tipo, è una carta un po' specifica, per carità, un po' format dependent, però può prendere di sorpresa veramente... può prendere tanto di sorpresa e può essere davvero 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 forte nei frangenti in cui è giocabile. Abbiamo un Link che è Spire Catena Ragnarok, quindi il nostro Link 4 di Ragnarok. E che ci manca ancora? Teoricamente una sola ultra è rimasta da sbustare, giusto? Sì, perché ho fatto 3 ultra e 2 secret, però c'è la quarter sempre in agguato, che non si sa mai. Il moccioso capriccioso. E qui che abbiamo... un rituale, potrebbe essere rituale nuovo, Saffira, quindi nuovo rituale voice, nuovo supporto che però, vi dico, secondo me non ne ha bisogno. Ah, il Grave Squirmer, tra l'altro questo supporto UV è fortissimo, anche questo potrebbe essere una secret, una ultra. Sono stati molto molto generosi con le rarità delle carte e hanno reso veramente tutto molto molto budget. Non penso Saffira troverà posto in Voiceless Voice. È molto meglio giocare 3 Sauravis a quel punto, che fanno semplicemente più. Già il follow up non manca a quel deck, quindi è meglio avere più interruzioni e avere qualcosa che ti aiuti a partire per pararti da Imperm e robe varie. E poi abbiamo un'altra magia, sempre Eki Battaglia Sorvegliante. Questo penso sia il terzo, potevano essere 3 Pydra, ma sono stati 3 Eco Battaglia Sorvegliante. Vabbè, va bene, 3 Eki. Quindi abbiamo un ottimo playset di Eki, bellissimo. Fortuna che le altre sono tutte common, quindi abbiamo perlomeno tutto il resto del Core Tenpai common. Un sincro, abbiamo Re Supremo Ziark. Io sta roba pendulum, ragazzi, nemmeno la leggo. Ho letto giusto
i, come si chiamano, i Valmonica, perché comunque è simpatico, sembra simpatica come roba, cioè tutte quelle magie trappole, sono pochi pendoli, ok, sono due mostri pendolo, ci posso stare, ma sti mostri da extra pendolo mi fa male, mi fa male. Abbiamo un altro link, sempre Spire Catena Ragnaraika, cioè abbiamo trovato doppioni di una marea di super, non abbiamo trovato nemmeno un Paedra. Ancora tre pacchetti rimasti e teoricamente il box dovrebbe essere finito a livello di foil, però due secret da un lato, vi ricordo la quarter. La quarter io ancora ci credo, ancora ci credo. E abbiamo come foil una benedizione a voce muta, ecco, perlomeno questa qui l'abbiamo trovata. Uno per, molto carino, Voices Voice. Tra l'altro non solo un tool per darvi follow up e per fare rituale il turno dell'avversario, ma l'ho visto utilizzare anche per celloccare, per esempio, l'effetto su summon di Lo, che non è per niente brutto, quindi simpatico quando avete a che fare contro una Pollusia, celloccare così non è per niente brutto. Dai questa quarter, questo è il penultimo pacchetto e infatti c'è la quarter. E c'è la quarter, io ve l'avevo detto, due secret da un lato, c'è la quarter e c'è. È un mostro con effetto, cosa sei? Non vorrei sembrare ingrato, però trio congegno quarter fa un pochino male al cuoricino, però va bene, era... vabbè, cioè abbiamo praticamente tutto il deck ormai anche rarizzato dei Silent Swordsman, Silent Magician, Shining Sarcophagus, anzi. E questa era la nostra quarter del box, che va bene, alla fine ragazzi è un box su tre, c'è la quarter, quindi non è nemmeno assicurato. Abbiamo trovato questo, che ci vogliamo fare ragazzi? Ci è andata meglio altre volte, comunque sempre una quarter abbiamo trovato. Poi abbiamo, vabbè, vediamo l'ultimo pacchetto, l'ultima occasione per prendere un Paedra. Magari vediamo se è un mostro con effetto, è un mostro con effetto. Vediamo se è fuoco, è oscurità, quindi non è Paedra, ma è una quinta ultra. Ok, il Voi Blural, il Becchino Drago, che non ho mai visto in vita mia. Se questa carta combatte con un mostro, nessuno dei mostri... Ah, è sempre Illusion, ok. Durante main phase, se uno più mostri controllati dall'avversario vengono mandati al cimitero, attiva il secondo effetto a seconda di dove è questa carta l'attivazione. Se è nella mano, la evochi special. Se è sul terreno, fai perdere 1500 attacco. Poi se diventa zero l'attacco di quel mostro, puoi distruggerlo. Non mi sembra granché. Allora, questo box opening poteva andare meglio. Non sempre Fantasia mi manda i box migliori. Questo vuol dire che voi magari avete migliori possibilità di sbustare meglio di me, perché la roba brutta l'ho sbustata io. Prendete i box da Fantasia, mi raccomando. Link in descrizione, codice sconto Game 5. Come al solito spero che il video vi sia piaciuto. E siamo al prossimo video. Bye bye guys.